Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E non sto giocando a Fallout 4. Stiamo giocando a The Binding of Isaac Rebirth, Afterbirth, con l'espansione, mentre tutti gli altri stanno discutendo sul nuovo titolo Bethesda. Quindi, ragazzi, abbiamo queste statistiche. La win streak è tornata a 3 e stiamo completando il giro dei nostri personaggi. Il nostro prossimo piccolo bambino è Azazel. Non ho idea di cosa sia successo a questo personaggio, ma pare che i più veterani e consci di questo titolo abbiano detto che a causa di una patch recente sia stato nerfato per errore. Non so se è stato già corretto, ma a noi non ci interessa. Facciamo finta che tutto vada bene e giochiamo come se nulla fosse. Azazel comincia con meno un cuore, vuol dire chiaramente qualcosa. Però è un personaggio molto interessante. Rispetto alla lore, ragazzi, è veramente fra i più fondamentali. C'è da dire che è fra i più fondamentali. E ha un brimstone fin dall'inizio del gameplay, partendo con The Fool, che è una delle carte che abbiamo già potuto vedere. Ora, il punto è questo. Quello che posso dire è che il suo brimstone, appunto, ha una piccola differenza rispetto agli altri. Vale a dire, la sua bassa potenza rispetto al raggio. Il danno, effettivamente, del brimstone è molto dipendente da quello del personaggio base, quindi non è assolutamente criticabile quello di Azazel. Però il raggio sì. È un personaggio che ha dei limiti molto grandi e due vantaggi incredibili. Avete appunto visto che vola. Diciamo che rispetto alla mia esperienza mi rendo conto che questo brimstone dovrebbe fare un po' più male. Non so se è stato veramente ancora punito o è stato già corretto, ma sì, qualcosa percepisco anch'io, ragazzi. Ora, ciò non di meno, voglio avanzare piuttosto in fretta. Azazel è uno dei personaggi con cui, ovviamente, per ovvie motivazioni, è più facile sia raggiungere che vincere la boss rush. Può volare, ragazzi. Il brimstone ha lo stesso effetto delle lacrime spettrali, permette di superare le pareti, quindi figuratevi se per noi è un problema. Ora, abbiamo ancora molta strada da fare prima di poter davvero discutere di nuovo di lore. Perché voglio ovviamente farlo quando abbiamo nella serie informazioni importanti per poterlo fare. Anche solo un'immagine, una ending, un ricordo. Ma prima di esso, meglio non farlo. Un po' come abbiamo fatto durante l'Anima Oscura. Non si parlava prima di raggiungere un certo momento della storia. Tuttavia, vediamo se per caso distruggendo qua l'esplosione. Non so se ci fosse una stanza segreta, ma preferisco tenermi le bombe per possibili Tinted Rocks. Allora, wow, questo è nuovo. Ah, però siamo riusciti, avete visto? Abbiamo visto per la prima volta, non mi era mai successo durante nessuna run, abbiamo visto come effettivamente il suo hitbox resista anche durante la sua scomparsa. Anche se non c'è più sullo schermo, in realtà possiamo danneggiarlo esattamente dove era. Ah, parecchie creaturine nuove, ma nessuna Tinted Rock vedo, eh. Vediamo un po', questi ciclopi sono un po' pericolosi secondo me. Però non ci sono Tinted Rocks, ci sono però sicuramente chance di una stanza segreta. Dai, forza e coraggio. Ora io vado sull'ovvio cercando di sperare di trovarla, ma potrei sbagliarmi? Mi sono sbagliato, non voglio sprecare l'ultima bomba. Allora, abbiamo ottenuto il Flush. Il Flush è un oggetto che abbiamo già discusso lo scorso episodio, convinto di averlo preso, in realtà non era quello. Vale a dire, no, avevo preso quello per toccare e trasformare in cacca. Invece no, questo trasforma tutta la stanza in cacca, tranne molto probabilmente le boss fight. I boss non possono essere trasformati, ma i minion lo diventerebbero. Ora, a noi non ci interessa in realtà, perché il nostro obiettivo qui è, con un boss come questo, non è certamente preoccuparci dei suoi minion. Il danno fa schifo. Vi assicuro che nelle mie vecchie partite Azazel non era così indebolito. Aveva un brimstone, non dico proprio meraviglioso, ma non così basso. Tuttavia, noi faremo finta di nulla, perché non dobbiamo farci influenzare dalle patch, giusto o sbagliate che siano. Vi ricordate all'interno delle infelici? Ecco, una delle cose più infelici in realtà che ha avuto Dark Souls 2 nel suo sviluppo dopo la release sono state le patch. Sempre incapaci di capire, di portare quello che volevano i giocatori, ossia un'equilibratura del gioco più perfezionata. C'erano tantissime modifiche, il che vuol dire che From Software lavorava tantissimo su di esso, senza però sapere in realtà dove volesse andare a parare, neanche se stessa, visto che più volte hanno potenziato e nerfato e ripotenziato e rinerfato e ripotenziato alcuni oggetti. Ma ok, damage più range up. Il range up è molto importante per Azazel, ma ci sono moltissimi oggetti che purtroppo non vanno in sinergia con il suo brimstone. E questo è un suo grande limite. Vediamo un po'. Oh, appunto, va bene. La piccola infanzia probabilmente
scaturita dall'abbandono del padre, perché chiaramente una madre soffre quando perde il marito e viene abbandonata con il bambino, e questo ha causato sì che la madre di Isaac non gli desse affetto. Oh, bene, siamo più grossi e ora diventiamo anche più piccoli. No, health up! Non male. Accidenti, Bob. In realtà... E via! Avete visto? Con The Fool siamo riusciti a uscire senza subire danno. Era la mia idea, ha funzionato. Ora, quello che posso dirvi è che mi sono dispiaciuto di non aver preso la testa di Bob, perché so che hanno aggiunto in questa espansione tantissime trasformazioni, fra cui Bob. E mi incuriosisce moltissimo. Ah, wow. Ecco, questi explosive shots è qualcosa che... Vediamo un po', eh. No, non ho fatto esplodere nulla. Credo che in qualche modo abbiamo perso l'occasione di avere un power up. Però in realtà una sinergia c'è stata, perché siamo rimasti velenosi. Non male. Abbiamo tra l'altro saltato qualche Tinted Rock. No, possiamo proseguire. Allora, diciamo che questa serie adesso voglio che prenda un po' questa piega, visto che gli episodi, ragazzi, saranno tanti. Io in sovrimpressione continuo a mettere cosine, ma durante il gameplay parliamo del gameplay, quindi evitiamo di farci per forza mettere all'angolo dal voler discutere di lore. Allora, anche perché si rischia poi di stuccare, visto che le informazioni in The Binding of Isaac, ragazzi, arrivano molto, molto lentamente. Poi accelerano, Cioè, sarà una bella accelerazione. Wow! Finalmente! Finalmente abbiamo potuto... Wow, ma... Ci siamo trasformati in Bob? Perché questo volto? È come se ci fossimo trasformati, ma... Hypecack è un oggetto di Bob? Per quello avvelenava? Ma quindi tutte le trasformazioni, non solo Guppy, mantengono la memoria di aver preso degli oggetti del personaggio? Ma questa... Basement Boy, ma quante cose stiamo sbloccando? A Magic Mushroom, ma stiamo... Wow! Ah, eccolo Krampus, ragazzi, ne abbiamo parlato! Questa... Accidenti a me! Hanno potenziato Krampus! Non era così Krampus un tempo, ragazzi, non era assolutamente così, non... o meglio, non mi aveva mai fatto quell'attacco. E wow, continuiamo a sbloccare cose e abbiamo preso la testa di Krampus, che è sicuramente meglio da trasformare i nemici in cacca. Mi manca il fiato, quante cose sono successe in così poco tempo, abbiamo un personaggio troppo grande. Ragazzi, un ragazzo mi ha scritto nei commenti che la dimensione non cambia l'hitbox, ma credo si sbagli di grosso, la dimensione cambia l'hitbox e come. Tuttavia... Devo dire la verità che con la testa di Krampus, Hypecack, la trasformazione, anche solo per curiosità, voglio veramente provare a correre. Solo che Azazel, appunto, avete visto che non ha cuori, bisogna stare particolarmente attenti. Adesso ne abbiamo ottenuti due, il che è una figata. Però, ok, torniamo a discutere tra di noi e speriamo di ottenere un po' di attack speed, perché a questo punto, figata. Continuiamo ad avere maledizioni che non ci permettono di vedere la mappa. E io... Punching Bag, Scapegoat. Questo oggetto so cosa fa, e vediamo un po' qua. Ok, niente. Questo oggetto praticamente distrae, vale a dire distrae i nemici facendo finta che sia un Isaac, vedete ragazzi? Li confondere, molto molto utile. Ora, quindi probabilmente abbiamo preso la testa di Bob e l'abbiamo rifiutata, poi abbiamo preso Hypecack e poi le bombe. E questo ci ha causato una trasformazione, veramente, veramente una cosa figa. Ora, sicuramente appunto dicevo, discuteremo più del gameplay che di qualunque altra cosa. Che figo è? Penny Tears. Ok, non so se è un'altra sinergia persa, oppure se adesso, utilizzando le lacrime, distruggendo qualcosa, otterremo... Penny, no? Per esempio. No, forse no. Ecco, vedete qual è il vantaggio, ragazzi, di volare? Ovviamente ne abbiamo già discusso più volte, ma è veramente un vantaggio gigantesco. Per questo Azazel, effettivamente, anche se ha dei limiti... È un personaggio incredibilmente forte, secondo me. Non è assolutamente paragonabile a molti altri. Infatti, devo dire la verità, che qualunque cosa sia la Grid Mode, non mi spaventa se per sbloccare Lilith dobbiamo farla con questo bestione. Certo, devo dire la verità che siamo stati particolarmente fortunati all'inizio di questa run. È innegabile. Ma se riusciamo adesso a proseguire in fretta, magari effettivamente facendo ciò che... vorrei evitare di fare sempre, ossia l'ignorare magari l'esplorazione delle stanze segrete o così via. Forse sarà la prima volta che riesco a farvi vedere la boss rush. E vorrei tantissimo trasformare questo Azazel in un piccolissimo demonietto volante.
Veramente. L'importante è non perdersi. Cerchiamo di mantenere una mappa visiva. Allora, ok, cosa che non ho fatto perché ero convinto di non esserci stato qui. Abbiamo sbagliato strada completamente. Ok, ecco qua che il volo ci permette di... più guardo queste cose, meno mi viene voglia di correre, perché se incontrassimo il negozio... Sapete cos'è una cosa fastidiosissima della trasformazione in Bob? Non riesco a vedere le guance di Isaac, di Azazel, e non poter vedere le sue guance mi impedisce di sapere quando effettivamente il Brimstone è carico. Incredibilmente scomoda questa cosa, incredibilmente scomoda, devo essere onesto. Per fortuna... la posso caricare, ma non poter... non poter vedere quando è pronta, con neanche la bocca che lampeggia, né nient'altro. Sapevo che non potevo farla franca. O meglio, forse avrei potuto, ma non mi è riuscita molto bene. A questo punto proviamo a trovare anche altri mushroom. Cioè, sfoghiamoci. Se la fortuna è dalla nostra parte... Non con le Tintrox, però vedo che sto svolazzando in giro a cercarle senza in realtà il minimo successo. Allora, quindi fatemi capire. Bob lascia una scia di veleno, che è molto molto figa. Immagino che abbia danno velenoso sulle sue lacrime. E basta. È una trasformazione semplice ma carina. Più si aggiunge, ragazzi, meglio è. In questo genere di titoli, specialmente The Binding of Isaac, che fa proprio delle combinazioni in suo forte, è sempre un bene. Ah, allora, abbiamo... andiamo a 90 e andiamocene. Non credo che abbia Sackboy interesse per noi, perché... oh, non è vero, non è vero. Suckhead, questo me lo ricordavo cosa faceva. È sicuramente utile perché vuol dire avere semplicemente più consumabili. E avere più consumabili è solo un bene. Ora stiamo attenti al raggio perché ovviamente siamo pericolosi. Oh! Liberty Cap è uno dei trinket più forti del gioco. Me lo avete detto nei commenti, ma continuo a esserne sempre più convinto, perché effettivamente ha degli effetti casuali che non sono niente male. Bad guess, niente. Stanza segreta per fortuna. E pillole. Pretty fine. Wow. 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 Ragazzi, non non maledicetemi. Stiamo avendo una sfacciatissima fortuna. Sfacciatissima. A questo punto mi viene voglia di esplorare, perché ora come ora, con Sackhead, ogni stanza che sconfiggiamo potrebbe darci un sacco con altissima percentuale. Ah, Cancer, il cancro aumenta l'attack speed e in teoria dovrebbe permettermi di caricare più velocemente il nostro Brimstone. Però credo che il funghetto nostro amico qua funzioni. Pronti a vedere la testa di Krampus? La testa di Krampus. Signore e signori, la testa di Krampus. Damage più range up. Oh, wow, qua comincio di nuovo a ripetermi tra me e me. Ti prego non... cioè, ti prego registra. The Bible, ok, The Bible, scusate, le pronunce mi muoiono. Quando dico knockback so che soffrite, ma è vero che è knockback. Ora, proviamo a mettere una bomba qua come mi hanno consigliato. In teoria non succede nulla. Non succede nulla perché io mi ricordo che qui c'è un boss angelico, ragazzi, segreto. Non è proprio un boss, però in realtà forse c'era la barra, forse è un boss. Ma appare soltanto una volta che si è sconfitta una certa creatura molto più avanzata di dove ci troviamo adesso. Quindi, ragazzi... ho apprezzato il consiglio, ma sono conscio di cosa nasconde quel luogo, ma non è ancora troppo presto. Ora, Pretty Fly. Ecco, Pretty Fly con un corpo così grande aiuta moltissimo, perché purtroppo mi rendo conto che a volte potrò non vedere i proiettili. Siamo arrivati qui a 11 minuti, non siamo ancora al 100% sicuri di fare questa boss rush, in base, ovviamente parlo di velocità, perché con questo personaggio me la sento tantissimo. Purtroppo credo che le lacrime a moneta non abbiano nessun effetto a causa di... del povero maledetto... chiavi gratis. Questa chiave dorata, ragazzi, è un oggetto particolare che nel piano in cui ci troviamo ci permette di aprire qualunque porta senza sconsumarne. E... quale... no! Avete visto che fregatura? Era invisibile. Non l'avevo visto. Ecco perché non si apriva la stanza. Oh, ok, ciccia. Bomba. Facciamo qualcosa. Nulla. Nulla, d'accordo, andiamo avanti. Quello che volevo dirvi è che in teoria quello che il nostro obiettivo adesso è fare è correre. Solo che le lacrime che abbiamo ottenuto di Grid non sono utilizzabili a causa del Brimstone. Il Brimstone, diciamo che sovrascrive molti poteri, ed è un peccato a volte, come in questo caso. Ora, vediamo se questo ciccione ha qualcosa di strano in un posto così piccolo. No, ok. Allora, 12 minuti, non lo so, forse non ce la faremo. Vediamo un po' se riesco a utilizzare... esatto, perfetto. Ho fatto un po' in fretta perché qui abbiamo una ricarica, ma non è detto che ci serva ancora. Abbiamo
la possibilità di fare grandi cose, ma vediamo un po'. Allora, il boss l'abbiamo trovato, questa è una. Io non riesco a muovermi con efficacia perché non so quando il brimstone è carico, ragazzi. Però, allora, intanto cominciamo a parlare anche di qualcos'altro, perché il gameplay me ne posso distrarre un pochino quando ho un personaggio che mi permette di volare e fare wow. Che wow. D'accordo. Il Dice Shard è molto interessante. Molto interessante. Ci cambierà l'oggetto, giusto? E abbiamo anche un negozio. Allora, attenzione. Diciamo che molto dell'internet adesso è incazzato, è molto alterato e molto chiacchierone a livello quasi fastidioso nei confronti di Fallout 4, perché sta ricevendo recensioni abbastanza mediocre e negative. Il problema... qui dovrei metterci una bomba, vero? Mi avete... è vero, figata! Mi avete consigliato di fare questa cosa e mi ha dato un segreto. Ah, ho saltato il piano! Wow, non lo sapevo. Pensavo che mi portasse una di quelle stanze verticali in cui c'è un tesoro. Dank Death XL. Allora, da una parte sono incredibilmente dispiaciuto di aver perso due oggetti, perché ragazzi è quello che è successo. Non ho trovato né la treasure room né il boss in quel piano. Quindi, accidenti a me. Quindi ho effettivamente perso due importantissime... Ah, vediamo un po'. Tapeworm. Sbaglio o ha aumentato il raggio? Ha aumentato il raggio e manco di poco. No, d'accordo. Ammetto che con questo personaggio... Accidenti al... Allora, d'accordo. Dai. Io sono... A me piacciono tantissimo gli effetti misti come quello del fungo, ma... Avvicinarsi ad avere un reale brimstone mi emoziona. Comunque, una cosa importante che volevo dire, ragazzi, chiaramente questo non è lo spirito del Falò, però discutiamone un secondo. Per me è fondamentale ed è qualcosa che sul mio canale vedrete sottolineare veramente tanto, veramente con molta, molta aggressività. Il fatto che i voti, oggigiorno, non sono importanti. È veramente imbecille focalizzarsi sul voto che una recensione dà a un lavoro. A maggior ragione in questa epoca, in cui in realtà dovrebbe, ormai che il videogioco è un pochino meno semplice, dovrebbero un secondino discutere più dell'articolo, di com'è il titolo, di come è ricevuto in base alla critica, non in base al voto di quella critica. Purtroppo l'unico motivo per il quale c'è veramente motivo dell'esistenza di paralisi di questi voti è che la massa lo vuole, ne ha bisogno, ne ha... Ah, puberty e... No, diventare ancora più grosso, no, grazie. Ed è quasi un capriccio. Metacritic, ragazzi, per me è veramente, veramente un sito molto negativo. E noi, grazie a questa carta che ci ha permesso di vedere la mappa, forse veramente riusciremo a fare questa boss rush. Anche se io ammetto che a difficoltà hard dovrei sentirmi meno sicuro, visto che ho saltato due oggetti. Ma forse è solo psicologico. Forse è solo psicologico. Wow, quante manine, mamma, hai oggi. Ok. Sto cercando di correre e di godermi tutto quello che posso grazie ai power-up che ho ricevuto. Soprattutto in base al fatto che adesso posso trovarmi in maniera molto comoda e quasi accompagnata alle stanze segrete. Allora. Mamma mia, ragazzi, non so se vi piace quanto sto correndo, ma a me da una parte diverte un sacco. E abbiamo Judgment. A questo punto potrebbe valerne la pena? Dammi qualcosa. Dai, su un Soul Heart, qualcosa di figo, una Pretty Fly, una moscona. Mezzo cuore rosso, non è esattamente quello che desideravo da un beggar, ma... Ehi, ho appena sacrificato un negozio per te, piccolo bambino. Ultima chance. Ti ho dato tutto quello che ho. Oh, luck up, d'accordo. E anche... Oh, ok, niente male. Ah, The Sun. The Sun potrebbe essere ancora molto... wow. Scusate, è una continua onomatopea. The Sun potrebbe essere più interessante del Dice Shard per la boss rush, in realtà. Quindi... Ah, attenzione. O forse no, il Dice Shard, sbaglio o cambia gli oggetti nella stanza? No, Dice Shard. Al diavolo il danno a tutti i boss. Anche se, quanto è difficile scegliere in questi casi. Il sole, ragazzi, ricordate cosa fa? L'ho fatto vedere in qualche episodio precedente. Danneggia per 100 danni l'intera stanza. Ci sono fasi della boss rush in cui questa cosa sarebbe molto utile. E non lo dico per scherzo. Poi abbiamo... Ah, Dank, Eternal Life. Ok, questa è una possibilità di perdere, ma non è qualcosa che vorrei. E poi Sticky Bombshot.
tutte cose che mi rendo conto quasi sicuramente non ci daranno nessun effetto a causa del nostro brimstone. Tuttavia, io evito di sentirmi deluso da questo e continuo a godermi il fatto che grazie ai trinket che abbiamo trovato, grazie alle fortune che abbiamo sgamato, abbiamo ottenuto Soul Hearts, volo automatico, perché anzi non volo, scusate, range, danno, veleno e altre figate. 7 monete, altri Soul Hearts. Ok, voglio questa boss rush, ragazzi. Facciamola, abbiamo 17 minuti, sbrighiamoci senza paura, vai. War, forza. Non mi interessa, vai. Vai, 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 vai. Che è successo? Si era temporaneamente buggato, perfetto. Ricarichiamo. Mamma mia, che figata. Sto diventando incredibilmente cazzone, ma vai. Ok, avrei potuto farle molto più danno, ma essendo rossa avevo paura che non uscissero i piccoli. Vedete che non escono dalla porta? Attenzione, non subiamo troppo danno, eh. Ormai è fatta, ce la facciamo, dai. Ho preso danno. Sono troppo grande, maledizione. No! No, 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 sto facendo un errore. Ho fatto troppi errori per la fretta. Ce l'abbiamo fatta, ma io sono stato incredibilmente sciocco. Avrei preferito 2 cuori neri con questo Evil Up. Però... Chi non risica non rosica? Chi non risica non rosica, giusto? Quindi... A questo punto... Prendo damage up. Allora, ragazzi, preferisco fallire questa run con Azazel e darvi un episodio di perdita, ma non perdere l'occasione di farvi vedere la boss rush dopo che ho sbagliato nell'arrivarci in questo modo, ma arrivandoci. Quindi, abbiamo... Ah, solo 2 oggetti questa boss rush. Dovrebbero essere 4. Hanno cambiato questa cosa? Ok. Quello è l'eternità riutilizzabile, che è molto interessante. E... Se io la prendessi, rimarrebbe la testa di Krampus poi qui? Penso di sì. E questo profumo non so cosa sia, ma credo che sia un buff di elemento, tipo paura o charm. E lo charm con i boss potrebbe funzionare? Ma quello ci darebbe cuori rossi, quindi proviamo così. Ok, ora riprendiamoci la testa di Krampus. Allora, ragazzi, questa è la boss rush. Appariranno tutte le boss fight di The Binding of Isaac. Ora, a difficoltà normale, quella che... In teoria si dovrebbe fare... Ma ci sono cose mai viste qui! Che cosa ha fatto Afterbirth? Che cosa ha fatto Afterbirth? Ok, sangue freddo. Sangue freddo perché non abbiamo... Oh, 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 santo cielo, cose che non conosco. Forza, forza. Perché non so quando... Avete visto che fa... Ecco, appunto, non sapevo quando l'avrebbe fatto a croce, quando l'avrebbe fatto a X. Bisogna stare nella via di mezzo, né in un punto cardinale né nell'altro. Ok. Abbiamo ucciso un angelo, siamo dei mostri. Ah, poi abbiamo le pippe e un fallen ferito. Ok. Non riesco a sentire il verso che fa quando lancia il... Wow, ragazzi, che figata, veramente. Spero vi stiate divertendo, io sto rischiando tantissimo con questa cosa e mi piace moltissimo, ne vale la pena, dai. Ok. Allora, questo è pericolosissimo perché fa queste cacche rosse che si rigenerano e devo stare assolutamente attento a ucciderlo il prima possibile prima che la stanza si riempa di queste trappole mortali. Mentre il nostro piccolo Fallen sta per separarsi e io ora li colpisco entrambi, grande. Ok, ci riproviamo? Per fortunatamente loro fanno l'urlo con il brimstone solo dopo aver fatto una carica. Ah, Dingle non mi preoccupa. Però, esatto, riempie la stanza di... Ok, abbiamo ucciso il piccolino. Allora, Krampus lo voglio utilizzare contro la versione potenziata di Pimp, ragazzi. Dovrei utilizzarlo o per morte o per la versione potenziata di Pimp. Perché Pimp, maledetta creatura infame... Ragazzi, ha un potere devastante quando potenziato. Utilizza il brimstone al posto delle lacrime e lo utilizza nel modo peggiore possibile. Veloce, senza reale anticipazione ed è spaventoso. Cavolo, questo cos'è? Ah sì, l'abbiamo incontrato, allora. Questo crea altre creature, wow. Quanto mi sto dannatamente divertendo. Forza e coraggio, senza paura.
L'importante è non subire danni senza motivo. Sta per soffiare? No, sta per chiamare altre creature. Ok. Sembra che questo boss comunque voglia uccidere i suoi minion ogni tanto. Quindi è... Oh, attenzione, questo è piccolo e fa gli scatti. Ma io volo. Ah, lo sapevo. Allora, sangue freddo, sangue freddo, sangue freddo. Capite che cos'è la boss rush, ragazzi? Perché bisogna essere forti? Però noi voliamo. Quindi se noi voliamo possiamo sfruttare questa cosa. Ok, non più. Ho fatto un piccolo errore. Questa stanza, anche questa è procedurale, ragazzi. E molto spesso è fondamentale sperare con un personaggio che vola di trovarci molte, molte rocce. Ma è anche per questo che hanno messo delle dannatissime bombe ovunque. Allora, wow. Devo resistere alla tentazione di usare... No! Di usare il Krampus. Perché Krampus va utilizzato quando ve ne è veramente bisogno, non quando rischio di perdere per errore mio, ma quando rischio di perdere per i troppi danni ovunque sullo schermo. Sangue freddo, forza. Ah, giusto, boss nuovi. Ci mancherebbe altro, giusto? Binding of Isaac. Questa dannata cacchina mi terrorizza. Allora, forza. Wow, che tensione, che figata. Guarda quanto è contenta. Per fortuna volo, però. Quindi posso stare attento a questa diarrea, appunto. Ah, ok. No, quindi sempre il boss diventa così. Lascia la dingle diarreosa, diciamo. Ah, ok. Abbiamo un piccolo insignificante. Devo distruggere la stanza di questi minion. Anche se ne fa spawnare tantissimi. Non è quello nero, quindi in teoria sono in pericolo gravissimo. Perché dovrebbe poter sparare da un momento all'altro. Ok. Ah, ragazzi, gli arcade, i roguelike sono incredibili. Sono veramente l'apoteosi del videogioco. Quando fatti bene, sono l'apoteosi del videogioco. Veramente. Dai, dai, su. Può solo andare peggio, però... Su. Allora, attenzione. Ok, abbiamo un brimstone che permette di shottarli. Adesso stiamo attenti, ho visto una creatura... Ah, lui, ciao! Maledetto. Vedete? Bisogna fargli la trappola, ragazzi. Bisogna far sì che lui esca e poi farlo stancare. No, questo è mostro 2. Non mi interessa, non mi spaventa. Cosa? Si possono uccidere? Si possono uccidere fra di loro. Ha appena ucciso un boss. Forse solo il Brimstone. Forse solo i Brimstone possono danneggiarsi fra di loro. Perché è successo anche con Super Gluttony lo scorso episodio. È successo anche con Super Gluttony lo scorso episodio. Devo prenderne... Ah, accidenti! Pretty Fly mi hai salvato. È veramente successo anche prima e questa cosa è da tenere, è una cosa da cui tener conto, eh? Sfruttare il... Allora il Pimp potrebbe persino sfruttarlo contro gli altri boss, ma non lo farò. Non ho abbastanza capacità di rischio, survivability, non ho cuori. Oh, oh, questo è un buon... Questo è nuovo completamente di boss. È una versione più potente di quell'altro. E questo è mostro. Allora, credo che sia più pericoloso mostro perché salta e quindi non vedo dove arriva. Però quell'altro sta sottoterra e potrebbe... spuntarmi da sotto il culo in qualunque momento. Eccolo! Appunto. Appunto. Però almeno... Ok, mostro è andato. Ora, cerchiamo di volare in movimento veloce. E lui ci sta seguendo, quindi apparirà prima o poi, eh. Attenzione, attenzione. Eccolo. Allora, forza e coraggio. Ok, si sta... Oh! Accidenti, a quella cacca. Quella cacca mi terrorizza. Allora... Ah, sì, l'abbiamo incontrato questo. L'abbiamo incontrato, è vero. Bullet Hell? Bullet, bullet, ragazzi, bullet, scusate. Ok. Oh, di male in peggio, ragazzi. Wow, che tensione. Ehi là, vuoi una bomba? Caricami. Ok. No, maledizione, questa cacca che ha fatto quell'affare, ragazzi, mi stravolge il volo. Però potreste anche dire che me lo merito, visto che comunque volo. E volare è un vantaggio non da poco. Quindi, d'accordo, accetto lo scambio. Rischiare cacche esplosive per poter volare e avere brimstone, d'accordo. Ho avuto già abbastanza fortuna. Abbiamo... Ah, ok, così ne molliccia qua. Questi mi sembrano boss molto semplici, non credo di dovermene preoccupare. Solo che spawnano ragni, che sono molto più pericolosi. Ah, ho... Davvero? Ho finito la boss rush? Fire rate up. In teoria, questo è sia uno svantaggio che un vantaggio. Ma dovrebbe avermi potenziato parecchie cosine. Ricordo che aveva qualche effetto un po' strano. Ma wow. Beh, io preferisco comunque avere la testa di Krampus nonostante gli HP bassi. Perché ricordatevi il vostro insegnamento, no? Colpire
prima di chiedersi se rischiare o meno, se rischiare sempre. Però vi dirò che, d'accordo, mi ricordavo una boss rush completamente diversa. Pimp, morte, quelli per me erano veramente gli incubi, ciò da cui dovevo scappare. E invece è andata abbastanza liscia, molto liscia. D'accordo, a questo punto stiamo attenti a non fare errori. Perché, ragazzi, non siamo assolutamente fuori pericolo, anzi. Dobbiamo stare incredibilmente attenti. Eccola, una Tinted Rock. Quella è una X, vero? Ah, grande. Solo che avrei sperato in Soul Hearts. E via. Andiamo direttamente alla stanza, che non c'è, ovviamente. Oh, cielo. Accidenti a me. Giustamente nel womb non ci sono le stanze del tesoro. Avrei dovuto pensarci meglio. Ah, quella era una cosa fatta apposta. È un potenziamento di queste cose che avevano la mosca intorno. Allora, ok, questo è molto importante. The Devil. Ok, perfetto, possiamo... Ma... Ok, via. Haha, volare in questo caso è utilissimo. Beh no, la cacca, vedete, ci voliamo sopra. Però le cacche dannose ci avrebbero danneggiato comunque, come hanno già fatto. E stiamo attenti al nostro movimento. Allora, è incredibilmente importante adesso non farsi prendere dalla fretta. Perché due cuori rossi sono più di quanto hanno tanti personaggi, ma... Non posso permettermelo di fare lo sborone. Abbiamo un danno massimizzato? No, forse massimizzato no. Il danno può diventare molto più estremo. Però perlomeno l'abbiamo a fine corsa. Ok, cara mamma di Isaac, vieni qua. Cara mammina, scusa, sei tu mammina. Attenzione, sono parecchi oggi. Ok. Ok, ok. Adesso devo un attimino calmare i nervi, perché la boss rush è stata una bella scarica. Una bella scarica. Accidenti, corrono questi. Ok, perfetto. Allora, fatemi pensare. Abbiamo una batteria e The Devil. Speed up. Come se ne avessimo bisogno. Io preferirei un tears up, ma forse non è il caso che io mi metta a fare domande, vero? Non mi merito questo, perché ho avuto effettivamente fortuna. Magari l'ho saputo sfruttare bene, ma ho avuto fortuna. Quindi andiamo qui. Sconfiggiamo Daddy's Longlegs. Bene. Oh, HP up. Oh, i tre cuori rossi di Sabaku, quelli che lo fanno sentire a posto a casa. Va bene. Andiamoci a prendere la carica e andiamo. So, ragazzi, che se avessimo fatto ancora più in fretta avrei potuto fare sia la boss rush che sconfiggere il cuore entro 30 minuti, eh. Sono consapevole che c'è la chance, sarebbe stata la chance, però... Oh, respiro, un po' di respiro, ragazzi, un po' di respiro. Allora, andiamo. Proseguiamo dentro l'utero di mamma. Però, velocina comunque, eh. Wow! Ok. Non facciamo uno screw up totale del nostro lavoro fino ad oggi, eh. Dopotutto, per ora il nostro record è 3 vittorie consecutive. Potrebbe migliorare. Two of Hearts è per curarsi, ma The Devil è molto più intrigante. Al punto che, non essendo ovviamente purtroppo certi che appaia il demone, il Satana, dopo il cuore, sarei quasi tentato di non usarlo, The Devil, sul cuore. Ma lo userò comunque perché non siamo... Oppure no, potrei... Ah no, beh, abbiamo anche Krampus. Ah, vediamo quanto danno facciamo con Krampus e poi vediamo un po' che cosa salta fuori. Allora, che figata che è Sackhead. Ti cambia completamente una run, perché questi sacchetti hanno un sacco di cose fighe. Allora, a questo punto ammetto che forse di rischio per questa partita ne abbiamo avuti parecchi, no? Non c'è bisogno di... Ah no, perché tanto becchiamo bene... Ah, aspetta! The Fool, avevamo The Fool poco fa. Ecco fatto. Perfetto, no damage. Cosa? Incazzatissimo. Guardalo. E poi abbiamo una troll bomb. Grazie, dolcissimo. E un soul heart. Ne è valsa la pena. Ne è stravalsa la pena. Torniamo all'inizio. Oh, queste run strategiche. Al limite dell'erotico. Item multiplier. Questo è per curarsi. Ci riprendiamo The Devil. Mother is watching you. È molto utile per qualunque boss, in realtà. Ma... Dal cuore, possiamo tornare indietro? Non credo proprio. Credo proprio che non ne avremo modo. Sì, sì, che paura. Ok. Ok. Ed ecco qua. Fatto. Allora.
Stiamo per completare il giro dei personaggi, tra l'altro. Questa è una cosa che mi intriga tantissimo, perché ci permetterà di... stanza segreta. Va bene. E... ah, figo. Scorreggia, tears up e un altro tears up. Non ho parole. A questo punto vediamo un po' quanto siamo veloci. 1001, 1002. Ah, ok, praticamente... wow. Quasi un colpo ogni 2 secondi. Anzi, più di un colpo ogni 2 secondi. Questo si può definire un DPS mostruoso. Si può definire un DPS mostruoso, effettivamente. Quindi godiamoci tutto quello che possiamo attraverso il nostro abuso di potere. Vediamo se ci dà qualche cuore o qualcosa. In realtà siamo arrivati al punto in cui queste cose non importano più, ma potrebbero anche esplodere. E se esplodesse ci darebbe il dollaro e altre cosine. Pillola. Speed up. Va bene. Questo seed vi farà piacere, vero? Ah, ok. Wow, ok. Ah, cosa fa? Ah, interessante. Ok, ti rende portatile quella cosa. Ossia, ti fa danneggiare ma ottenere denaro in cambio. Ah, quanta dannata fortuna ho. Ok, io ti bombo intanto. Ho già avuto abbastanza. Oh, questo! Questo è un oggetto figo. Challenge up, ragazzi. Questo oggetto aumenta la difficoltà. Aumenta la difficoltà. E mi pare che un tempo non fosse neanche rimovibile. Forse mi sbaglio. Non pensavo di poterlo togliere una volta preso. Volevo rischiare a aumentare la difficoltà, che dovrebbe tecnicamente solo, tra virgolette solo, aumentarti i champion che si trovano nella mappa. Però, ok. Boom! Non abbiamo neanche dovuto accelerare qua, perché effettivamente... ma... ah, infatti, questa è diversa. Questo è un punto interrogativo. Double active. Ah, questo... ah, ok. Questo è meglio di The Devil. Perché ti permette di fare un doppio brimstone. Ok. Ma che Isaac sta succedendo in questa run? Veramente. Adesso sono quasi dispiaciutissimo. Non mi fregate, maledetti. Non mi fregate. Spesso ci si spaventa e ci si muove prendendo il danno qua. Cioè, praticamente io qua sono sinceramente dispiaciuto di non aver sbloccato altri boss oltre a Satana, perché a questo punto Satana diventa molto meno che un problema. Molto meno che un problema. Ci sarà da ridere con Lazzaro. Poi il perché ne voglio discutere nel prossimo episodio. Lazzaro è un personaggio che probabilmente non ha niente di strano, ma mi è sempre sembrato lo avesse. Lockdown. Ho sempre sperato di trovare una pillola che mi rendesse più piccola, invece no. Attenzione, attenzione, attenzione. Qua si possono prendere danni non desiderati in un attimo. Ok. Ma non utilizzerò Krampus. Non esiste. Per dei ragni. Per favore. Sono un Azazel strapompatissimo. E se voi pensate che questa sia una run fortunata, lo è. Non avete idea di cosa può succedere, però, in realtà. Questo è niente. Accidenti, lo sapevo. No, accidenti. Ora sì che ho sgarrato. Questo è a causa del corpo grande, però succede, ovviamente. Come avrei potuto evitarmi il problema in questi casi, ragazzi? Reagendo reagendo in fretta e togliendomi dalla zona di raggio del brimstone del ragno. E in quel caso avrei assolutamente cambiato la mia situazione. Tuttavia, abbiamo 3 cuori rossi, quindi figuratevi. Mom's heart. Allora, distruggiamo questi, e non serve assolutamente averli tra i piedi. E poi vediamo un po' con un solo colpo cosa facciamo. Ok, a questo punto possiamo usare Krampus. Perfetto. E ovviamente sarò più che contento di rischiare un po', nella speranza che la carta io possa utilizzarla contro Satana, visto che comunque abbiamo un buon attack speed. Attenzione, eliminiamoli subito. Perfetto. Ha spawnato creature sbagliate. Ecco, com'è la mia dimensione qua? Ah, per fortuna le pretty fly mi stanno aiutando. Vedete che stanno scoppiando le bolle vicino a me? Ok, attenzione, vedete, siamo riusciti a tenerci il double active. E adesso ti prego, Satana. Grande. Festa grande. Andiamo. Perfetto, forse la percentuale diventa al 100% se non si prende danno contro il cuore? Ah, questo è il sogno pazzesco di The Lost che parla alla mamma. Rat baby. Ok. E, experimental treatment. Ah, brutta parola l'experimental. Ma probabilmente The Lost che parla alla madre avrà fatto impazzire parecchi appassionati. Me compreso, vi dirò. Sono abbastanza colpito da questo. Tuttavia, a questo punto preferisco tenermi il cuore. Anche se mi piace rischiare, ma per carità, non esageriamo. Allora. Pronti a vedere... ah, che cosa l'ha triggerato?
Poi dove diamine è finito il mio scapegoat? Non ho preso scapegoat in questa run. Mi sto confondendo forse. Però sì, dai. Non... Che cavolo è successo? È morto. Non può morire, è un oggetto. Ok, sono molto confuso. Attenzione. Guardate, sorpresa. Non ce la fai, eh. Adoro volare. Nulla. Stiamo andando sparatissimi. A malapena un brimstone li uccide. Preciso, preciso, per fortuna. Dai, dai, su. Facciamo questa cosa. Ah, no, no, andiamocene da qua. Non voglio assolutamente... Oh, vabbè, ok, è fatta, niente. Volevo evitare perché giustamente le maledette locuste lì, le sanguisughe, sono veramente fastidiose. Tears up, che schifo. Non riesco proprio ad accontentarmi. Satana, sei qui, vero? Chiuberti, perché non diventare ancora più brutti? Oh, no, ma dai, ti devo già incontrare tra poco, non ho voglia. Attenzione, ora sta per soffiare. Non ha fatto in tempo, però. Quindi, addio. No, no, non ci provare, eh. Ah, lo sapevo. Vedete che, comunque, esistono dei pattern. E questi sono molto importanti da ricordare. Ok, altra roba. Ne è valsa la pena. Non avevo mai incontrato quelle creature e mi sono terrorizzato. Avete visto cosa diamine hanno fatto? Maledizione. Mi hanno veramente danneggiato. Per fortuna che c'era la ricarica, ma non l'avrei fatto se non ci fosse stata. Ora gradirei tantissimo un... Ok. Non odiatemi, io sono stato esaudito come in un cartone animato. Esattamente quello che volevo. Su, su. Premio? Poteva andare meglio. Oh, wow. Ok, ragazzi, ce ne andiamo con 20 monete. Satana. Oh, Zoc. Sì. Vieni, vieni. The Fallen. Oh, avevi spawnato qualcosa? Non l'ho visto. Non ce la fai a colpirmi. Sono più preparato di voi. Accidenti, come siete duri. Di farla una corsa, mi avresti un po' spaventato. Ah, quindi. Ti ha fatto male? Wow, 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 calma, che cavolo? Che cavolo? Basta, che cavolo succede? Che cos'è? Ma avete visto che esagerazione? Chissà perché. Beh, è finita, no? È finita. E morì così, senza niente da dire. Non posso che dire... Senza ulteriori indugi, facciamola proprio smart, eh? Alla prossima. È andata bene. Questo è Azazel, ragazzi. Avremo modo anche di vederlo forse molto più debole di quanto non vorrei, purtroppo. E quanto fa schifo la trasformazione di Bob. Che orrore. Alla prossima.